ci abbiamo rimesso 18 milioni di euro perché questo cantiere era bloccato da 5 anni. Oggi ripartono lavori per 230 milioni di euro perché partono i lavori la prossima settimana per la nuova stazione di Parco San Paolo, che è una stazione decisiva per connettere la metropolitana con la Cumana, al servizio dell'università e al servizio anche di quartieri popolosi come San Paolo e via Terracina. Un'opera importante anche questa di architettura contemporanea di Capur, che arricchisce il patrimonio di arte contemporanea della città di Napoli. Dunque davvero una giornata splendida perché riparte, ripeto, un lavoro che era bloccato dal novembre 2012. La città di Napoli non ha mai ricevuto dalla regione l'attenzione e le risorse che sta ricevendo in questo momento con questo governo regionale. Questo governo regionale destina alla città di Napoli 3 miliardi di euro. Solo i lavori qui ammontano a 230-250 milioni di euro, a cui si aggiungono i 320 milioni di euro che abbiamo stanziato per la linea 1 e 6 della metropolitana, i 100 milioni per rilanciare il grande progetto centro storico, i 32 milioni per gli impianti sportivi. Dunque stiamo facendo uno sforzo enorme per dotare il Comune di Napoli di risorse mai viste. Ovviamente a questo punto occorre concretezza, capacità progettuale e capacità di cantierizzare le opere. L'intera opera è realizzata in acciaio Corten per un peso complessivo di circa 250 tonnellate ed è costituita tutta da 72 placche, 72 pezzi che sono stati assemblati in circa di 3 mesi e che ha visto l'impegno mediamente di una quindicina di operai altamente specializzati. Per quanto riguarda la stazione invece di Parco San Paolo, la durata dei lavori prevista è di 5 anni, quindi salvo imprevisti che ci auguriamo non ci siano, in questo tempo pensiamo di realizzare completamente la stazione.